Non bisogna cercare negli inizi della storia del teatro, perché il burattino ne è l'inizio. Nel burattino c'è il principio del teatro, poiché ne è il simbolo figurativo iniziale, le stilizzazioni di dei e di forze della natura, i primi travestimenti degli stregoni, le prime maschere, eccetera. Prima che si utilizzasse la parola, si legge nella storia dei burattini, prima che esistesse l'attore, esisteva il pupazzo. Moltissimo prima, millenni prima che si parlasse su di uno scenario, i pupazzi recitavano come idoli mobili, come maschere danzanti. Questa è l'origine del teatro. Nel nostro paese, solo verso il 1700 si cominciarono ad avere notizie della diffusione del teatro dei burattini, che si rappresentava nelle piazze e nei mercati. Proprio in questo periodo nasce un importante ciclo drammaturgico del teatro dei burattini in Italia, dove i burattini assumono molti caratteri e maschere. Ma solo verso la fine del Settecento si ha un'importante evoluzione. Si sono ritrovati infatti documenti che testimoniano il consolidamento del genere e la nascita di vere e proprie compagnie di giro e stanziali. I burattini diventano dunque un fenomeno comune nelle piazze delle città, diventando un'attrazione in grado di coinvolgere un gran numero di persone. Nella tradizione, il burattino è composto da testa e mani di legno fissate ad un camiciotto sul quale viene posto il vestito. L'animatore, per muoverlo, lo inguanta dandogli vita. Lo spettacolo dei burattini è generalmente rappresentato all'interno di un casotto di legno, detto castello, oggi comunemente detto baracca, come quello che vediamo inquadrato in queste immagini. A Viareggio, nella Pineta di Ponente, durante la stagione balneare, lo spettacolo dei burattini era quotidiano, per la gioia dei bambini che lo frequentavano in compagnia dei genitori. Oggi questo straordinario evento è andato piano piano a sparire ed è grazie al poeta per eccellenza Jonathan Francesconi, già costruttori dei carri al Carnevale di Viareggio, se la tradizione del teatro dei burattini viene portata avanti. Lo abbiamo trovato a Villa Paolina a Viareggio poco prima del suo spettacolo per bambini. Cos'è il teatro dei burattini oggi per l'ex carrista? Il teatro dei burattini per me è il sogno che mi abbraccia da tutta la vita, come il carnevale mi ha abbracciato per la mia famiglia, i burattini mi abbracciano altrettanto, perché ho cominciato nel 1969 con Serafino Bianchi, Joves, nome d'arte, saltimbanco nel Circo Medrano, che a un'età si mise a fare a 50 anni i burattini. E io andai dentro, chiesi di vedere dentro la cabina dei burattini e dopo pochi giorni che osservavo mi fece una panca, disse monta un po' lì. E io montai sopra e con lui e altri ragazzi si fecero i burattini per diversi anni, che è stato all'inizio della mia carriera di burattinaio. Fui anche presentato da lui, proprio dice un giovane in erba che farà i burattini, Jonathan Francesconi. Fui anche presentato durante uno spettacolo, un pre-spettacolo, diciamo. Gli spettacoli con marionette e con burattini vantano una tradizione plurisecolare e una tale ricchezza di linguaggi da non avere paragoni, e per Jonathan, artista versatile e poliedrico, sono sempre stati grande passione fin dalla più tenera età. Tu per tanti anni ti sei occupato di carnevale, però le marionette, i pupi, i burattini sono sempre stati una tua passione? Sono sempre stati una mia passione, perché io l'ho sempre avuto in casa, come anche i mascheroni ho sempre avuto in casa. Io facevo il corso mascherato dalla cucina al salotto, mettendomi delle teste e delle mani di cartapesta, dal 66 fino a che poi non ho fatto anche i carri. E avevo sempre i mascheroni in casa che mia madre mi concedeva, perché era una donna sognatrice e gli piaceva avere le maschere, sicché odoravano questi mascheroni di vecchio e ho l'odore sempre da quando sono nato della cartapesta. E da lì ai burattini qual è stato il passo? Il passo è stato perché il mio nonno, che mi ha sempre abbracciato dal carnevale anche ai burattini, perché i burattini? Perché lui aveva una giostra fatta tutta in cartapesta da lui in Pineta, che io andavo da lui, e vicino c'era lo spettacolo dei burattini. E io come Pinocchio andavo al teatrino. Poi naturalmente piano piano conobbi il burattinaio, come ho detto, mi fece salire su questa panca per arrivarci, perché ora sono leggermente più alto, non sono cresciuto molto da quel tempo, e facevamo i burattini con lui, e quindi i burattini sono venuti nella mia mente, sono venuti una collezione, infatti ne ho più di 400,
del Settecento napoletano, dell'Ottocento, del Novecento, o due pezzi anche dei Fratelli Colla di Milano, e più tutto il teatro di Mastica Brodo che io andavo a vedere, che era di un altro burattinaio, Barghini Antonio, un grandissimo burattinaio, un violoncellista che era sulle navi passeggeri. A 50 anni smise di suonare il violoncello e, siccome aveva un po' di passione nel teatro, mise su questa compagnia di burattini con Mastica Brodo che io andavo a vedere, e ora ce l'ho io a casa, grazie anche a un personaggio che me lo portò insieme a tutti i burattini che avevo già preso. Un tipo molto simpatico, che ringrazio, disse: guarda, Mastica Brodo ti manca. E allora mi dette questo Mastica Brodo, che Mastica Brodo l'ha scolpito Inaco Biancalana, è proprio una scultura di lui insieme a altre 8 teste che ho di Inaco sempre nei burattini. Mastica Brodo è il tuo personaggio preferito? Ma diciamo che il mio animo è in Mastica Brodo, ma è anche nell'orco, perché è la parte mia di cattiveria che non riesco a avere, sicché la metto un po' nell'orco e spavento i bambini, però mi dispiace subito, e allora arriva Mastica Brodo e lo punisce. Però a questo punto però mi devi far sentire l'orco e mi devi far sentire Mastica Brodo. Sono un po' imbarazzato perché quando faccio le voci sono sempre nascosto come in una scatola segreta, però senza inquadrarmi troppo, l'orco è una voce un pochino bassa, che viene dal basso ma che sprigiona là fuori. Ora la faccio molto simbolicamente, non è quella che faccio sui burattini, però lui dice: vi mangio tutti in un solo boccone. Invece Mastica Brodo ha la bazza lunga, al mento lungo, che si ispirò Inaco a una caricatura del clown Bull. Praticamente è un po' tipo uno stallo con la mastica lunga, il naso schiacciato, e fa: buona scimbola, buona scimbola. Parla un po' tipo Ugo Zatterini, il giornalista. Buona scimbola, buona scimbola. E sbagaglia tutte le parole, perché essendo sordo dice fischi per fiaschi. Quindi è il sogno dei bambini, perché i bambini lo sbaglio gli piace, lo sbaglio del parlare, perché sapendo, cominciando a parlare bene, si ricordano nell'inconscio anche dell'infanzia, del bambino che sbaglia, e poi lo sbaglio al bambino gli piace. Oh, cosa è successo? Ho sentito delle voci, mi ha mandato qua sopra Granchio Secco, lì c'è qualcuno che ci sta venendo a spiare, qualcuno di voi. È vero, bambini, non dite niente. Attenzione, che io se vedo Mastica Brodo lo prendo e lo butto di sotto dalla nave, così lo mangeranno i scenari. Oh, bambini, mi è sembrato di sentire qualche voce da qui. Ma c'era mica occhio di due, bambini, no? Sì. Siete sicuri e assicurati? Sì. Allora facciamo una bella cosa. Io vi vado a nascondere dietro quelle gomene tutte sdraiate là dietro, tutte delle cime. Allora se vai, facciamo una piccola... Facciamo tutti assieme agli tre il verso del pesce cane, proviamo tutti assieme, 1, 2, 3, ma più forte, eh? Ma questo cane, il pesce cane fa tutti insieme, 1, 2, 3, più forte. Siete simpatacosi, potete andare tutti a cantare al Pucciniano, è vero Massimiliano? Tutti assieme a cantare al Pucciniano con questi... Si sa anche che lo stesso Socrate utilizzò molte volte un burattino per parlare agli ateniesi. Il pupazzo gli serviva da interlocutore, a lui venivano rivolte le domande che desiderava sentissero gli ateniesi, e sue, naturalmente, erano le risposte. Jonathan Francesconi parla ai bambini, li coinvolge e riesce a divertirli. Piango sempre. L'emozione. Scusa. È bello, sai, quello che dici. Mi emoziono perché vorrei che tutta la vita fosse un sorriso. Scusate se mi piango un po', io sono un piangione, però le cose vere mi fanno piangere. Ma è un pianto di sorriso, un pianto che esplode. E quindi i bambini, quando c'è questo loro sorriso, mi danno pianto e anche il sorriso dentro per continuare la recitazione. Sono loro che sono i bravi a farmi recitare, non sono io. Sono loro perché nel loro stimolo energetico di
questa verità che c'è dentro, mi danno la voglia di dire delle cose per loro e raccontare forse anche delle stupidaggini, ma sono quelle stupidaggini che ci aiutano a vivere. Perché oggi solo Jonathan Viareggio porta avanti la tradizione del teatro dei burattini? Quanti ne possiede? Come si restaurano? E in scena si portano le solite storie o si diventa anche autori di nuovi testi? Diciamo, in Versilia io penso di essere uno tra i pochi, forse qualcun altro c'è, non lo so io, però ce n'è tanti all'estero. Io per esempio, a parte l'estero, con Roma sono collegato con le figlie di Maria Signorelli, le Volpicelli, che sono le più grandi burattinaie d'Italia, insieme a Podrecca, che era molto amico di loro. Loro hanno tutta la collezione loro al Cividale del Friuli, ci sono 10.000 pezzi, 5.000 di Podrecca, 5.000 di loro, e hanno hanno fatto un grandissimo museo, e loro erano a contatto con tutta la cultura italiana, tant'è vero a sua casa sua c'era Pirandello. Da Pirandello, Fellini, Lina Wiemüller, Verdone, e addirittura c'era tutta la compagnia di Diaghilev che veniva a casa sua, perché la nonna, che era russa, era un medico e curava tutta la compagnia di Diaghilev, da Nijinsky a tutta la Karzavina, tutti i ballerini dell'epoca. Hai detto che ne possiedi quanti? 400. Questi qui avranno bisogno poi anche di una certa manutenzione, immagino. Infatti sono di continuo nel restauro, alcuni sono ancora da finire di restaurare, perché sono tutti pezzi che hanno, come ho detto, del 700-800, ma l'epoca di Masticabrona erano tutti dai 70 agli 80 anni, però li portano bene, eh? Devo dire che bevono acqua Fiuggi, ora senza leviamo le reclame, fanno delle cure proprio, ma sai cos'è che li mantiene? Sono i bambini, perché il sorriso dei bambini e l'invocazione dei bambini tiene i burattini giovani. Le storie le scrivi te oppure ti rifai a pezzi che hanno preparato altri? Allora, le storie sono tutte del passato, molte, che io, alcune, avendo i copioni, li ho rispiccoliti nei colloqui, perché i bambini hanno bisogno di più colloqui. Sono cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi, video, tutto. Però mantiene molto l'etica e il programma di quello che era. In questo caso, ora al Paolina, debuttiamo con uno spettacolo che ho scritto io. Di che parla? Parla Il segreto del tappo nell'oceano. È un tappo nell'oceano, che è una brigata della filibusta, di filibustieri, di pirati, capitanata da Granchio Secco, che è un pirata, poi c'è Occhio di Bue, Occhio di Lince, la strega Raganella, perché si parla di mare, e poi c'è il capo della compagnia che questi pirati lo vogliono rovinare, mandare sul lastrico, che è l'armatore Traghetti, tutto per rimanere in tema marinaro. Chiaramente io ho questa anche origine marinara, oltre a essere di Viareggio, perché sono stato anche sull'Amerigo Vespucci, quindi ho visto le navi, le griselle, tutto quello che è l'alberatura, e un po' anche i comandi li ridirò un po' tipo nave Vespucci. Molla li strangola cani, ammolla mantiglie e paranchi di rollo, tutti in coffa, arriva! E salivano tutti sulle griselle i marinai. È bello anche questo, eh? Eh sì, e quindi è dentro un pochino un'eredità che cerco di ridare anche nello spettacolo. Ora, tra poco comincia lo spettacolo e sì, tu ora... Ti sento, scusami se ti interrompo, ma dovrò andare perché c'è Masticabrodo che mi sta chiamando, te non lo senti, ma sta bussando, dice... Andiamo, i brambrini ci aspettano. Senti, vuole che vada via. Ora, scusami, lo sai che io sto volentieri con te, ma lui mi sta chiamando, insomma, capito? Nell'era super tecnologica che viviamo, dove soprattutto i bambini sembrano essere sempre più protagonisti, parlare di teatro dei burattini potrebbe sembrare anacronistico. Ma come reagiscono agli spettacoli fatti di storie semplici, con pezzi di legno animati, dove il cattivo perde sempre e vince il buono? Per tornare alla storia dei burattini, abbiamo detto che forse c'è ancora qualche cosa, ma i bambini reagiscono bene agli spettacoli? Reagiscono benissimo, perché sono talmente lontani da queste cose, per motivi di altre cose, i computer, tutti utilissimi, non li sto criticando, che in quel momento il feticcio, l'imitazione umana, che è il burattino, li attira come una... proprio come il topo del pifferaio, ma il pifferaio magico attira i topi, vedi la sonanza.
perché il burattino c'ha qualcosa di magico nella voce, nel gesticolare. Anche un animale, per esempio un cane, quando vede un burattino abbaia, perché è qualcosa di finto e di vero, perché c'è la voce, è animato, non si sa se è una persona. E anche il bambino, non è per confrontarlo con gli animali, ma gli animali e i bambini hanno la stessa etica di amore, perché gli animali amano e i bambini amano con sincerità. Ecco, in quel momento lì sono attirati con un filtro magico e vengono da te, urlano, schiamazzano, si invalvolano proprio, io uso questo termine, proprio si invalvolano, si emozionano a aiutare Masticabrodo, a urlare, a imitare i versi, perché Masticabrodo dice: quando vedete il tizio, l'orco, la strega, fate chicchirichi, tutti chicchirichi, oppure il miau, tutti il miau, ma è un fracasso. E infatti i bambini a fine spettacolo non hanno quasi più voce, vanno a casa e mangiano piatti di pasta asciutta, come Masticabrodo li invoca e gli dice: brambrini, mangiate tanta pappa col pomodoro quando andate a casa, perché fa venire grandi e formaggiosi, che sarebbe coraggiosi. Ti manca il carnevale? Sì, mi manca, perché lo diremo un'altra volta. Grazie Jonathan. Grazie. Il 9 marzo 1969 viene ucciso un giovanetto di Viareggio, Ermanno Lavorini. Attorno alla sua sparizione e alla morte scoppia uno scandalo che ha avuto un eco enorme sui media e nella pubblica opinione. Vari presunti mostri furono sbattuti in prima pagina, accusati da tre attivisti legati alle vicende di un gruppo politico che si chiamava Fronte Monarchico Viareggino, vicino ad esponenti del movimento sociale locale. A poco e con enorme difficoltà emerse la verità. Ermanno Lavorini, non ancora tredicenne, era stato vittima, sia pure non premeditata, proprio dai tre attivisti. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per la loro attività politica. Fu tra le altre cose la prima volta che si parlò di pedofilia nel nostro paese. Quel pomeriggio del 31 gennaio 1969, Ermanno esce con la propria bicicletta e non fece più ritorno a casa. Poche ore dopo arriva la prima telefonata con la richiesta di un riscatto di circa 15 milioni di lire. Tutto fece pensare che si trattasse di un rapimento e bisogna considerare che l'Italia non era abituata ai rapimenti, alle stragi che cominciarono in realtà pochi mesi dopo. I media locali e nazionali sostenevano che il segreto della scomparsa dell'adolescente viareggino era legato al mondo del terzo sesso, dell'omosessualità. Fu l'inizio di un processo contro gli omosessuali, con sentenza scritta prima di cominciare, da parte degli investigatori, dei giornalisti e della piazza. Il risultato fu un suicidio in carcere, una morte per infarto, varie carriere politiche bruciate e tantissima confusione su ciò che accadde veramente ad Ermanno. E tre ragazzi condannati. In che clima avviene questa tragedia? È un clima pesante, perché si arriva al 31 gennaio 1969, quando viene rapito Ermanno Lavorini, dopo un mese di polemiche, di accuse, di, come dire, anche speculazioni politiche dovute ai fatti della bussola, cioè alla contestazione del 31 dicembre 68 contro il locale di Sergio Bernardini, dove ci scappò anche un ferito e per di più grave, perché Soriano Ceccanti rimase paralizzato per questo colpo di pistola che non si sa ancora oggi chi fu a sparare. E quindi c'erano polemiche politiche, c'era la paura
di perdere l'idea che la Versilia fosse un luogo ameno, un luogo senza violenza, una specie di Luna Park per ricchi e anche meno ricchi. Tanto fu il primo rapimento di un ragazzino di un poco più che un adolescente sulla terraferma, c'erano stati dei rapimenti in Sicilia e in Sardegna. E probabilmente perché il nome di Viareggio era un moltiplicatore di interesse a livello nazionale e internazionale, si scatenò tutto, la stampa mandò a Viareggio decine e decine di inviati, quotidiani anche internazionali, quotidiani stranieri, televisioni. Era il fatto del giorno e Ermanno Lavorini divenne praticamente il figlio, il nipote, il fratello di tutta Italia e di tutto il mondo. Era un po' un'apprensione come avvenne negli anni 30 col rapimento del figlio di Lindbergh, il trasvolatore. Quindi lui era, succedeva un fatto del genere. Arrivarono i grandi investigatori, però è la sensazione, rivista anche a distanza di tempo, che questo qui sia stato un caso che avrebbe potuto essere risolto, soprattutto sguinzagliando in città, diciamo, i marescialli di paese o marescialli della zona. Cioè carabinieri e polizia avevano a livello locale avevano degli investigatori che conoscevano il territorio, che avevano agganci, e probabilmente con l'arrivo di questi personaggi, questi investigatori metropolitani da Roma a Milano, vennero messi in secondo piano. Probabilmente se fosse stato più dato più spago a questi personaggi locali, sarebbe stata individuata subito la matrice del rapimento e sarebbero stati evitati dei dolori non soltanto alle persone ma a tutta la città, perché chiaramente la città è rimasta con questa cappa addosso per tantissimo tempo. Se probabilmente qualcuno non ha ancora rimosso questo dramma che è accaduto a Viareggio. Perché ancora oggi la maggior parte dell'opinione pubblica è convinta del contrario, ovvero che si trattasse di omosessualità e non un delitto con sfondo politico. Recentemente un noto giornale, in una cronaca sui guardoni della Versilia, riparla del caso Lavorini, ucciso in seguito ad abusi sessuali su di lui praticate. E questo è completamente falso. C'è una sentenza definitiva della Cassazione che dice sostanzialmente che il rapimento è stato fatto per raccogliere finanziamenti per il fronte monarchico. Però nella prima istanza c'era stata la tesi che praticamente, cioè, vennero fuori praticamente dei personaggi che erano coinvolti in quelli che venivano detti i balletti verdi, e venne fuori praticamente un sottobosco di personaggi, diciamo così, equivoci, che sui quali si addensava l'ombra dell'omosessualità. Però cioè, essere omosessuale non è un reato. E chiaramente però mano a mano che è andato avanti il tempo e si è arrivati alla sentenza definitiva, si è avuto gli inquirenti, soprattutto il pubblico ministero Mazzocchi di Pisa, ha maturato la convinzione che poi in realtà fosse davvero un rapimento con attito estorsivo per raccogliere fondi per sostenere il movimento monarchico, che era un movimento di destra. Non si sa se Ermanno è consenziente, poi si ribella, allora c'è questa scena a Vecchiano dove si picchia con gli altri amici, e poi c'è questo cambio dopo la morte di Ermanno, c'è questo cambio di tanto di investigatori, si passa dalla polizia ai carabinieri, si trovano i ragazzini della Pineta e esplode quella che è la pista omosessuale, cioè che Ermanno sia stato coinvolto in un'orgia, che Ermanno fosse stato vittima di abusi sessuali, tutti omosessuali, che la città fosse un covo di quelli che a quei tempi si chiamavano o pederasti o invertiti. In questo calderone rimasero coinvolti personaggi che poi in sostanza non avevano la men che minima responsabilità, però mettendogli il nome, rincorrendo i nomi, e poi dopo ci furono le prime accuse fatte da i tre giovani che vennero inquisiti, e venne praticamente fuori una mitragliatrice nei confronti mediatica a quel tempo, che c'era meno roba di ora, però che ripeto, c'erano tutti, la stampa nazionale soggiornava a Viareggio
e finirono nel calderone anche per altre, cioè veramente si andarono, molti andarono a colpire anche personaggi politici, visto che a Viareggio in quell'epoca c'era una giunta di sinistra. La Versilia è il luogo straconosciuto, buttare fango sulla Versilia era facile, era anche divertente, era l'idea che questa Italia, che in realtà voleva cambiare, fosse invece intrisa di vizio, di cose non dette, di rapporti strani, soprattutto implicati in questa pista omosessuale furono soprattutto i maggiorenti della città, e quindi poi si innescò anche una polemica politica. Fui coinvolto il sindaco, che era Renato Berchielli, socialista, che guidava una giunta di sinistra, quindi una giunta totalmente anomala rispetto al panorama italiano. Poi lui era omosessuale, quindi in più, diciamo, in quel momento lì era facilmente vulnerabile. Poi un altro personaggio importante, perché era presidente dell'azienda di soggiorno, fu Ferruccio Martinotti. Lui dovette dichiarare in conferenza stampa che era un uomo che amava le donne, non ho capito. Però invitava un suo amico giornalista a andare al cinema con lui, perché nessuno voleva andare al cinema o uscire con lui. Poi ci sono stati tanti altri nomi importanti che per fortuna sono stati detti in questa caserma dei carabinieri, dove si succedevano gli interrogatori, però senza che venissero sul giornale. E poi ci sono stati il caso di Giuseppe Zacconi, figlio di Ermete Zacconi, il grande attore emiliano che venne a vivere a Viareggio. Zacconi dovette dimostrare di essere impotente per essere scagionato da queste accuse, e però morì di crepacuore per questa vicenda. C'è la sua famosa frase: mi hanno torto la merda, ma il puzzo mi è rimasto addosso. Questo per dare l'idea di cos'era il clima di quei giorni. E poi c'è la figura tragica di Adolfo Mesciani, buon viver, proprietario di un bagno, giocatore, e che fu ricattato da questi ragazzi, e poi alla fine fu fatto il suo nome, e lui finì in carcere, dove si impiccò. Anche Pierpaolo Pasolini scriveva in quei giorni del suicidio di Mesciani, avvenuto in carcere dove era stato portato. «Ne soffro come se fossi un suo amico o un suo parente», affermò. «È atroce. Sia chiaro che non si tratta di un suicidio, ma di un linciaggio. E di questo linciaggio», aggiunse, «sono colpevoli tutti i cronisti, tutti i direttori di giornali e tutti gli inquirenti che si sono occupati di questa tragedia». Ecco, lui intervenne per difendere, come dire, gli omosessuali, per far capire che in realtà l'omosessualità era, come dire, un fatto normale, non era una perversione o una cosa da invertiti. E fu l'unico, perché aveva la forza, il coraggio e anche una forza culturale per poterlo fare. Mentre invece anche la stampa di sinistra, come l'Unità aveva, infatti tanti anni prima aveva espulso Pasolini perché omosessuale, PC, quindi anche l'Unità non seppe, non ebbe il coraggio, non capì che andava difesa la città. In quei momenti purtroppo penso che i colleghi dei giornali che seguivano il fatto si fidassero un po' di quello che dicevano gli investigatori. Gli investigatori erano appesi alle deposizioni e alle testimonianze dei ragazzi, si fidavano ciecamente di questo aspetto. Purtroppo il problema è che anche Mesciani poi sostanzialmente non c'entrava niente nel caso specifico del rapimento e di coso, però ormai gli era finita l'etichetta addosso della persona coinvolta nel fatto, cioè lui probabilmente non ha retto. Purtroppo è sempre così, che quando c'è una condanna viene subito bollato, e se poi qualcuno si accorge che col tempo che non sei innocente, la seconda istanza è sempre più piccina. Il corpo di Ermanno fu ritrovato casualmente 2 mesi dopo il rapimento, mal seppellito nella sabbia della pineta di Marina di Vecchiano. Ecco, l'autopsia che cosa stabilì?
Allora, fu ritrovata a Vecchiano perché fu seppellito male in superficie, e questo maresciallo dei carabinieri dell'aeronautica Tofanelli, portando il cane la domenica a passeggio, il cane frugò e venne fuori il corpo di Ermanno. E l'autopsia riuscì intanto a appurare che era stato ucciso lo stesso giorno, nel senso che nello stomaco c'era il cibo che la mamma confermò gli aveva preparato a mezzogiorno. Fu rapito nel pomeriggio. Non è stato in grado di appurare la causa della morte, probabilmente un colpo, probabilmente questo colpo si trasformò in un malore, e non a caso la condanna fu per omicidio preterintenzionale, ricordiamoci, cioè che andò oltre le intenzioni, no? Quindi fu una lite perché il ragazzo forse voleva tornare a casa, non voleva dormire fuori con loro, e quindi alla fine fu come dire malmenato e morì, e fu seppellito di corsa lì sotto. Se uno guarda internet, Wikipedia, sul caso dice che l'autopsia appurò la violenza sessuale, fatto totalmente falso. Nell'inchiesta c'è un altro passaggio che è rimasto abbastanza così misterioso, non è mai stato scoperto, il fatto che la bicicletta con la quale Ermanno era andato via da casa nel pomeriggio del 31 gennaio del 1969 venne ritrovata 3 giorni dopo il rapimento davanti alla sede del commissariato, che era in via Battisti, dove nella piazza del comune. Lì venne trovata lì. Sia la sera stessa del rapimento, quando venne raccolta la denuncia di scomparsa di Ermanno, e nei 2 giorni successivi questa bicicletta non c'era, venne trovata 3 giorni dopo. Anche questo non è mai stato capito, chi è che ce l'ha portata, se c'erano stati, e nessuno si era accorto di nulla, eppure in città c'era veramente uno spiegamento di forze di polizia, ma anche di investigatori stranieri, diciamo così, non cittadini, che soggiornavano praticamente davanti al commissariato, però nessuno se ha mai saputo anche questo aspetto. Chi furono gli arrestati e chi furono coloro messi alla berlina? Si parla dei ragazzotti, amici di Ermanno, che avevano letto e ascoltato molte volte ipotesi sulla morte del ragazzo e le fecero diventare la loro confusa e contraddittoria verità. Le condanne sono state fatte nei confronti di Marco Baldisteri, Rodolfo Della Latta e Pietro Vangioni, tutti che hanno scontato la loro pena. Ovviamente era omicidio preterintenzionale, però con la motivazione politica del fatto che il rapimento era stato fatto, era stato un rapimento vero e finalizzato a raccogliere soldi che la famiglia avrebbe dovuto pagare il riscatto per finanziare il movimento del fronte, il fronte monarchico. Questo dice la sentenza. Poi ognuno è rimasto sempre della sua convinzione, perché io quando ci furono i 30 anni del caso Lavorini parlai con Pietro Vangioni a lungo, e lui continuava a professarsi innocente e a dire che i magistrati avevano preso una cantonata nell'individuare una tesi politica per questo rapimento. La vicenda politica viene fuori solamente nel secondo processo. Quindi siamo nel 1976, quindi 7 anni dopo la fine di questa vicenda. E poi sia al primo che al secondo processo non partecipò quasi più la stampa, non c'era, il processo si svolge a Pisa, il primo processo, e non c'è, i viareggini se ne disinteressano perché non ne vogliono più sapere. Rimane l'altra sera a questo dibattito a Pietrasanta, mi hanno chiesto perché non si è andati fino in fondo o nell'una o nell'altra pista, non si sono fatte inchieste, ma perché la gente a Viareggio non ne voleva più sapere, era rimasta talmente scioccata, la città veramente rivoltata come un calzino, che non se ne è più voluto sapere. E danno
ucciso Lavorini e dopo niente è stato come prima. C'ero sulla mille. È strana però questa cosa che si sia voluto insistere sulla vicenda sessuale. Vabbè, ma la vicenda sessuale aveva più, come dire, aveva più sugo, purtroppo, era più morbosa, aveva questi connotati del vizio, cioè anche oggi una vicenda con uno sfondo sessuale colpisce sempre di più. Poi più ci abbiamo messo il potere, quindi maggiorenti, quindi l'idea comunque che il potere sia sempre marcio, e quindi è un'idea che piaceva in qualche modo. Poi c'erano chiaramente le speculazioni politiche e poi Viareggio, e questo è il problema. A un certo punto, diciamo fra virgolette, chi non era coinvolto in questa vicenda pregava Dio e non difendeva quelli che erano finiti nel tritacarne, capito? Cercava di stare il più possibile lontana, ma non perché avesse dei vizi, no? ma perché aveva paura di finire, ripeto, sulla bocca di questi ragazzi. Se te parli del caso Lavorini e ne parli in tutta Italia e parli con le persone, la gente si ricorda soltanto del fatto che è stato un delitto, anche un omicidio preterintenzionale maturato nell'ambito degli ambienti del vizio, della omosessualità. In caserma facevano un nome e dopo mezz'ora era fuori, dato in mano alla folla, cioè, e questo era il livello, cioè una vicenda che forse neanche oggi sulla televisione poteva avere un... cioè praticamente era un'inchiesta fatta in piazza. Per molto tempo la città è stata messa alla berlina? Per tantissimo tempo. Allora, Mesciani diventò un'offesa. Ricordo che il primo derby Lucchese-Viareggio al Porta Elisa pioveva e i tifosi lucchesi piantarono un finocchio sul chiodo, sulla punta dell'ombrello, per dare l'idea, per offendere i viareggini. E poi quando si andava in giro e si diceva che uno era di Viareggio, il caso Lavorini, ma questo almeno per 10 anni almeno è andata così. Il processo di primo grado iniziò nel gennaio del 1975 e la Corte di Cassazione diede la sua sentenza definitiva nel 1977. Le pene definitive furono di 11 anni per Della Latta, 9 per Vangioni, 8 anni e 6 mesi per Baldisseri, ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, al fine di raccogliere fondi per la loro associazione. Sì, Ermanno è stato ucciso quella sera di fine gennaio. Quanti vermi schifosi del guaio han cercato d'approfittar. Poi due sposi vengono a dire che una sera han visto picchiare da ragazzi in quel litorale un piccino che a terra andò. Una cosa è poi solo certa, la giustizia dovrà trionfare e la fede saprà poi ridare la forza di vivere ancora.